cittadine, come cittadini, come fedeli, però ho chiesto di vivere al meglio questa nostra convivenza, questa nostra comunità, questo nostro essere e ritrovarci insieme. Nessuno di noi è esente da colpe per le quali ciascuno di noi deve chiedere sempre perdono a Dio e l'aiuto divino, ma soprattutto vorrei dire a ciascuno di noi tocca però amare ciò che abbiamo, ciò che è nostro. E ciò che è nostro non è soltanto la nostra casa, la nostra famiglia, ma è anche questa città che tutti dobbiamo contribuire a rendere migliore, a rendere a misura di tutti e di ciascuno di noi. Lo stiamo facendo, stiamo cercando giorno per giorno di impegnarci per dare risposte a questa città. Ma i tempi non sono brevi e le esigenze sono tante. Ho voluto oggi essere prima fra tutte le processioni della città qui, in relazione al valore di questo quartiere, alla sua storia, al lavoro che insieme per questo stesso quartiere dobbiamo fare e siamo chiamati a fare. E però la storia, la tradizione, la religiosità e la fede aiutano e devono aiutare tutti noi e questa città in un anno particolare che è il 400° della nostra Santuzza. 400 anni dal momento in cui Rosalia fece cessare la peste che affliggeva questa città. E allora preghiamo che ogni peste, le pesti moderne, possano ancora una volta affievolirsi grazie alla nostra fede, grazie al nostro lavoro, all'impegno di tutti e di ciascuno di noi e grazie a quella Rosalia alla quale quest'anno tributeremo un saluto e un onore particolarmente solenne, elevandola esattamente come la nostra Madonna e il nostro Signore Gesù a protettrice di questa città. Buona Pasqua a tutti voi, alle vostre famiglie e anticipo. Viva Palermo e viva Santa Rosalia!